Sì, a voce alta, dai! Sì, dai, non ci vogliamo. Allora, io sono scappata. Ma la mia voce è bassa, dai. Dietro lo scappato. Di solito, quando entriamo nel supermercato, guardiamo un attimo la merce scorsa sugli scaffali. Cerchiamo la qualità, valutiamo con attenzione il prezzo, stiamo attenti a non cadere nei trucchi del marketing. Il rapporto con chi lavora nel negozio è basato su aspetti non necessariamente determinanti. La simpatia della cassa. La simpatia della cassiera, dai, non c'ho gli occhiali, non vedo una mazza di colore. E come no, la disponibilità del gastronomo, la prontezza e la precisione dell'operatore che incrociamo nelle corsie ad indicarci dove possiamo trovare un prodotto e così via. Oggi, più che mai, la crisi ci fa concentrare nella ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. Eppure, dietro all'aspetto commerciale, ci sono delle donne e degli uomini, i lavoratori dei supermercati, che nel nome della liberalizzazione e della flessibilità, le magiche parole d'ordine che i padroni della distribuzione usano, esubero, per soddisfare il cliente, sono costretti a condizioni di lavoro inaccettabili. Ancora? Succede quindi che si lavora tutti i sabati e quasi tutte le domeniche e i figli, quando li vedi, gli orari di riposi vengono spesso cambiati con un preavviso insufficiente. Pertanto, se offri all'altare della piena disponibilità la tua prestazione, sei bravo. Nel caso contrario, stai dalla parte di coloro che non contribuiscono alla crescita dell'azienda. Alla Simplisma di Corvetto, adesso dovresti entrare tu. Ma mi devo cercare gli occhiali. Dai, avanti. Continua a leggere. Questa situazione già difficile è aggravata dalle reiterazioni azioni repressive contro il personale, leggi provvedimenti disciplinari a manetta, perpetrate dalla direzione del punto vendita, da problemi sull'organizzazione del lavoro, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Alle richieste di confronto sulle problematiche del negozio avanzate dai delegati aziendali e dal sindacato UST, la direzione generale di Simplisma risponde che la trattativa si fa solo con gli interlocutori a lei graditi nei tempi e nelle modalità delle scelte. Alla delegata RSU, in servizio alla cassa durante la visita del direttore del personale, che si ribella a questi giochetti, viene aperta l'ennesima procedura disciplinare per essersi rifiutata di lasciare il servizio e parlare con lui. La richiesta di poter svolgere l'assemblea dei lavoratori viene respinta con le motivazioni che le assemblee si devono tenere nei giorni e negli orari che non recano danni alla vendita e all'immagine aziendale. Tutto ciò è intollerabile, non siamo i loro schiavi. Noi lavoratori oggi, come prima risposta alla vessazione e a tanta arroganza, scenderemo in sciopero per un'ora a fine turno. A voi clienti del mercato chiediamo una parola di solidarietà a chi difende la propria dignità. USB. Neanche la pausa si può fare più. Neanche bere un bicchiere d'acqua ti negano. Siamo arrivati agli anni 50. Non ne possiamo più. Quindi vediamo i pensionati, i cittadini, a sostenere la lotta dei lavoratori che ancora pochi manifestano, a sostenere la loro volontà, a sostenere l'iniziativa contro gli aumenti dei prezzi che cadono sull'economia dei cittadini. Ribellatevi, ribelliamoci! Una direttrice che non vuole creare un ambiente sano, ma per
sei. Beh, oggi con il magazzino di Corvetto sarà una giornata storica. I lavoratori hanno deciso di dire basta all'abuso di potere dell'azienda e l'USB ha proclamato uno sciopero di un'ora, l'ultima di ogni turno di lavoro. Per oggi era stata indetta nel punto di vendita un'assemblea di tutti i lavoratori iscritti a qualsiasi organizzazione sindacale e non, per poter discutere insieme al funzionario USB dei numerosi problemi che ripetutamente gravano sui nostri colleghi. L'assemblea non è stata riconosciuta dall'azienda, così pure i permessi sindacali emessi dai delegati USB. Pochi RSU al momento, ma molto ci fa pensare che il numero crescerà in poco tempo. Come mai l'azienda teme così tanto questa nuova organizzazione sindacale che sta entrando nella nostra catena? Perché sta facendo di tutto per ostacolare ogni iniziativa sindacale con un simbolo USB? Quando nel punto di vendita c'è un problema o una contestazione da discutere, i colleghi di Corvetto vogliono solo essere consigliati o assistiti dal funzionario USB e da nessun altro rappresentante sindacale. Forse perché qualcuno si presenta di fronte all'azienda, porta con sé il contratto? Forse perché USB sa che ne esiste uno solo? D'altronde è il frutto di sacrifici di tanti lavoratori. Sciopero per avere quello che c'è scritto in questo libro. Probabilmente l'azienda non è più abituata a sedersi di fronte alla controparte e a vedere questo libro sul tavolo e non è più abituata a vedere una confederazione sindacale che ha da dire qualcosa e che non sia concertativa. La parola d'ordine è ostacolare. Come mai? Forse la paura o che ognuno di voi trovi la risposta che più gli aggrada. RSU USB.